Hey, Hoxton here. I'm here to say subscribe to Everett the White Spider now. If you don't, you're a fucking wanker. Giocate a Payday, ma non sapete la storia dei personaggi. Conoscete a malapena i nomi di tutti gli Heister. Non vi vergognate. Volete rimediare? Io sono Everett, e questo è Know Your Character. Jimmy, età sconosciuta, scienziato fallito. Lavorava allo sviluppo di supersoldati, Cyborg. Finché il suo capo, dopo i numerosissimi fallimenti, come punizione ha deciso di renderlo paraplegico. Studioso di macro e nanotecnologia, Jimmy ha sempre cercato fondi per le sue idee sperimentali. Finché un magnate non lo ha preso a lavorare per un progetto. Nonostante il suo impegno, ciò che gli chiedeva il suo capo era troppo complicato da realizzare in poco tempo. Così è stato mutilato e lasciato a morire da solo. Ma poco dopo è riuscito a risollevarsi. Prendendo spunto dalla sua ricerca, ha creato dei cybercloni di se stesso, in maniera tale da avere avatar diversi e di continuare a vivere una vita normale, anche se in seguito si è trasformato in una vita di eccessi. Quando la Payday Gang lo conosce, impersona anche il suo avatar preferito, il maniaco cocainomane. Jimmy è il secondo Heister inglese della banda dopo Hoxton, e in più condividono lo stesso nome. Jimmy è anche il primo Heister che fa anche datatore di contratti in gioco. Nel film Hardcore Harry, dopo l'apparizione di Jimmy cocainomane, si può vedere la sua maschera in mezzo a numerose armi, in un cassetto. La mancanza di interazione con i giocatori nella Safe House è dovuta al fatto che il suo doppiatore non era disponibile al momento del rilascio del nuovo rifugio segreto. È anche possibile però che sia un riferimento al film Hardcore Harry. Infatti il Jimmy reale controlla i suoi cloni ad uno e quando passa da un corpo all'altro quello che controllava prima si spegne e perde tutte le sue funzioni vitali. È per questo che può risorgere nel trailer della Overkill. Ha anche un tatuaggio di una fenice sullo stomaco, che può essere un riferimento al fatto che può risorgere, appunto come l'araba fenice.